Ripartiamo dalla voce, il podcast della Federazione Italiana Teatro Amatori. La magia delle voci. Abbiamo parlato delle paure, del cambiamento, del desiderio, ma c'è un altro tema che attraversa le mie giornate e forse non solo le mie, ed è la rabbia. La rabbia, se non la controlli, la provi tutti i giorni ed anche più volte al giorno, La rabbia al mattino, per il caffè che si è bruciato. La rabbia per lo spigolo della porta preso proprio con il milionino, no? Che tu ti vorresti buttare per terra dal dolore, che se avessi una pasticca di cianuro te la prenderesti per porre fine a quello strazio. La rabbia perché non c'è campo, oppure quando c'è campo, è libero, tu chiami, però ti attaccano il telefono in faccia rifiutandoti la chiamata, no? Che poi ti arriva quel messaggino preconfezionato in mezzo secondo che dice posso chiamarti più tardi, e no! A me purtroppo mi hai già fatto rosicare. La rabbia che provo nel traffico, dove ormai tutti odiano tutti, capito? Dove la stessa persona che se è in macchina odia gli scooter che sfrecciano, le biciclette che appaiono così dal nulla e i pedoni che attraversano così come gli pare. Poi, se è in scooter, odia l'arroganza degli automobilisti, la distrazione dei pedoni. Se sta in bici, insulta tutti quanti, così, indistintamente. E se è a piedi, semplicemente vorrebbe un fucile a pompa per farsi giustizia da solo, così. La rabbia per quelli che non salutano. Buongiorno. Niente, oh, mica ti saluta, mannaggia. La rabbia perché secondo me non ho messo il sale nell'acqua. Non ho messo il sale nell'acqua della pasta e sto là a chiedermi, ma l'ho messo? Non l'ho messo. L'ho messo. Non l'ho messo. L'ho messo. Non l'ho messo. Fino a quando la pasta non si scuoce definitivamente, io sfascerei la casa, sfascerei la rabbia per quelli che non provano mai rabbia, quelli sereni, quelli calmi, imperturbabili, potenziali assassini. La rabbia quando piove e il decoder non funziona, oppure il decoder funziona ma ci sono ormai talmente tanti canali che per fare zapping mi ci vuole un'ora e mezza e io già dormo ormai. La rabbia per la raccolta differenziata, che è tanto giusta, però a me mi manda i matti, e la plastica, e l'indifferenziata, il vetro, la carta, l'organico, il sughero, dove cazzo va, La rabbia, perché la casa è in disordine, sempre. La rabbia per le multe che arrivano, per i soldi che ti chiedono, oppure per quelli che ancora ti devono dare. La rabbia per i vicini che fanno i lavori, no? Oppure quando i lavori li faccio io e i vicini si lamentano. Ah, oh, io li devo fare, sti lavori, e dai! La rabbia per questo freddo, per questo caldo, per questo tempo che non si capisce che è caldo e freddo. Dici, ma tu vestiti a cipolla, così l'hai risolta. Ma vestiti tu a cipolla, ma non ho capito perché! La rabbia per i dolori, per gli acciacchi, alla schiena, al ginocchio. E mi fa male tutto e poi c'ho... C'è una cosa qua, alla pancia, un blocco, ma che è? Quella è la rabbia. Giusto, è la rabbia. La rabbia per quelle cose che non ti ricordi, no? Come si chiama quell'attore? Quello, dai, quello che ha fatto il film con... che posa è messo con... quello che è proprio non ti viene, no? Il nome di quell'attore che ti mangeresti le mani perché ti dà fastidio non ricordare il nome di quell'attore, peraltro cane, come quell'altro. Come si chiama coso? La rabbia perché tu mi hai detto quella cosa, ma in realtà volevi dire altro, ah? È così che la pensi? No, beh, sai, ma veramente io... Sì. Vabbè, dai. E poi torni a casa. Esausto ma non dalla giornata, dall'inutile rabbia che hai provato per tantissime cose che non meritavano affatto la tua rabbia. E queste cose ti hanno consumato, diminuito. Il fatto è che ognuno di noi ha come una riserva di rabbia, che poi appunto si esaurisce. Quando torni a casa e accendi il televisore, no? C'è il telegiornale e ti arrivano notizie che meriterebbero rabbia e indignazione. Tu la rabbia in quel momento l'hai finita e quindi assisti ogni sera a notizie di ignobili ingiustizie, a catastrofi evitabili, a manifestazioni della cattiveria umana, a guerre, stupidità, avidità, ferocia, arroganza, cose vergognose e non provi più nulla. Dentro di te risuonano lontane,
quasi inudibili tutte quelle insofferenze, le arrabbiature per il traffico, per la pasta scotta, per le persone che non sono come tu vorresti, ma ormai non provi più nulla. Cambi canale, la giornata è quasi finita, poi vai a letto e lentamente ti addormenti. La rabbia è un sentimento prezioso, non disperdiamola.